Presidente, come cambia la GSA con l'arrivo di Dykes al posto di Price? Cambia nel senso, devo essere sincero, che Dykes per me era la prima scelta. Dykes inizialmente non accettava di scendere in A2 italiana, dopodiché siamo riusciti nel tempo a cercare a convincerlo, poi lui piano piano l'avevamo perso di vista in quanto ci siamo concentrati su Price, però per me resta la nostra prima scelta, per cui la mia idea è che Dykes sia più sicuro, in quanto ha già giocato su campionati europei, è già un giramondo ed è quel giocatore anche go to guy che ci serviva per la soluzione talvolta di alcune situazioni che forse Price avrebbe saputo ugualmente risolvere, però su Dykes siamo certi che risolverà. Per di più ha un'esplosività assolutamente consona a quello che cercavamo in quel ruolo di guardia tiratrice, per cui io credo che cambierà, credo, in meglio, francamente, nel senso che è meno un esperimento ed è più una sicurezza. Siete soddisfatti della squadra che avete allestito? Assolutamente sì, io credo che quest'anno abbiamo un roster veramente competitivo, nel senso che siamo andati su tutti i giocatori che cercavamo, nel senso che ogni scelta che abbiamo fatto è una scelta ponderata, è una scelta forse su uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato italiano, nel singolo ruolo di appartenenza, nel senso che Pellegrino come pivot è un signor pivot. Quest'anno siamo molto forti sotto tabella, secondo me, perché abbiamo Pellegrino, abbiamo Montellaro, che è un giocatore che uscirà dalla panchina, ma è un assoluto lusso in questa categoria. Abbiamo visto quanto bene ha fatto da pivot titolare l'anno scorso a Chieti. Abbiamo Benevelli che è un giocatore anche perimetrale, importante, un giocatore con un tiro da tre che non ti aspetti e che ti può veramente risolvere la partita. Abbiamo Diop che insomma, sta crescendo moltissimo e finalmente quest'anno giocherà solo con noi e pertanto è un giocatore sul quale stiamo investendo molto, con i nostri giovani. Abbiamo sì, Raspino che posto da tre, un giocatore che assolutamente non ha bisogno di presentazioni, altro giocatore con un bellissimo tiro ma che anche penetra bene. Insomma, Ferrari che potrà fare il cambio sia dell'ala piccola che del 4, dopodiché Reidman abbiamo visto l'anno scorso, credo candidarsi a essere uno dei migliori playmaker in assoluto del campionato. Abbiamo Vittorio Nobile che sta continuando a lavorare duramente, sta crescendo e sta dimostrando che può tenere perfettamente il ruolo di play. E abbiamo Mauro Quinton che dico per ultimo, ma assolutamente casualmente, che nel momento in cui andrà a subentrare e a dare minuti di respiro ad Aix è un altro lusso ed è un giocatore che conosce perfettamente la categoria e che per noi in molte partite è stato risolutivo, perché quando ha la mano calda Mauro è difficile per chiunque. Abbiamo 10 titolari quest'anno, è una squadra veramente, veramente, secondo me, competitiva. Anche alcuni avversari più blasonati ci hanno definito fra le squadre migliori del campionato, quindi io credo che faremo molto bene. L'obiettivo sicuramente del centrale è quello dei playoff. Si avvicina il ritorno al Carnera, le partite di pre-season e infine il debutto con la Fortitudo. Sì, il Carnera tra l'altro lo sta già testando il buon Davide Michelic con i suoi mondiali di basket femminile, per cui io sono stato a trovarlo, è un bellissimo colpo d'occhio. Io credo che sarà per noi il coronamento di un percorso che ormai ha radici lontane, ci vede partire da categorie assolutamente minori. Io personalmente ho cominciato a sponsorizzare con la Serie D e quindi mi sono fatto tutte queste promozioni in questi anni. Adesso credo che sia venuto il momento di entrare al Carnera dalla porta principale, quindi vedo anche la risposta che c'è in termini di abbonamenti. Oggi ormai abbiamo sforato i 1000-1100 abbonamenti, cominciano ad essere numeri molto interessanti. Io credo che per la prossima settimana possiamo scollinare i 1200 e quindi tranquillamente poter pensare di arrivare, io spero, o comunque di sfiorare i 2000 abbonati, che sarebbe per la GSA un risultato assolutamente ottimo e di consolidamento di un lavoro che ha radici lontane, e spero che tutti stiano respirando la nostra passione, tutto lo sforzo che mettiamo anche a livello organizzativo. La mia idea è di riuscire il 1º di ottobre con una partita di cartello meravigliosa che siamo stati molto fortunati ad avere, perché un Udine Fortitudo è una classica con due tifoserie che insomma non si vogliono molto bene, ma comunque nel rispetto reciproco. Con una
con Bonicioli in plancia di comando, che abbiamo visto uscire a Cividale dopo l'ultima sconfitta con noi, la quarta mi pare consecutiva, perché l'avevamo sconfitto due volte anche in Serie B, se non ricordo male, insomma 2-2-4, 2-B, 2-A-2, arriverà sicuramente caldo e sull'onda di una squadra molto forte come la Fortitudo, non ci poteva essere miglior partita di esordio per caricare al massimo il nostro pubblico, e se portiamo anche a casa lo scalpo, magari il quinto scalpo della Fortitudo consecutiva, potrebbe essere un viatico per un campionato meraviglioso e pieno di brividi per tutti, me per prima. Che obiettivo ha la PGSA nella stagione 2017-18? Guarda, l'obiettivo è di prenderci quello che abbiamo solamente annusato quest'anno. Noi quest'anno siamo arrivati di così vicini ad entrare nei playoff che per una neopromossa sarebbe stata una cosa, la perfezione, francamente. Anche perché se ci entravamo nella condizione di grazia in cui eravamo in quel momento, con 6 o 7 vittorie consecutive, non ricordo esattamente, saremmo stati certamente un pericolo pubblico per chiunque. E sarebbe stato veramente giusto anche onorarlo per i nostri colori e per Cividale, che ci ha sostenuto per tutto l'anno. Purtroppo l'abbiamo sfiorato, cerchiamo di centrarlo adesso e di riempire il Carnera almeno fino a maggio inoltrato, poi chissà, insomma. Ci vediamo al Carnera. Ci vediamo tutti al Carnera e avanti così, che andiamo veramente bene, onoreremo i nostri colori e la nostra città.